Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo brevissimo video che rappresenta essenzialmente una comunicazione, sebbene il titolo sia abbastanza altisonante, cambia tutto. In realtà vorrei spiegarvi una cosa ben chiara. Allora, siccome spesso si parla del fatto che ci piacerebbe portare più serie, piacerebbe a voi avere sul canale più serie in alternanza con tutti i contenuti che solitamente portiamo, tanti scopriamo, i tanti approfondimenti, le recensioni, eccetera. Con Elisa abbiamo riflettuto a lungo in queste settimane, in questi mesi, abbiamo valutato bene la situazione e a fronte di quella che è la nostra attuale situazione, ovvero una grande quantità di prodotti e la voglia di mostrarvene quanti più possibili, perché appunto il canale è nato originariamente con quell'obiettivo: rappresentare una vetrina dove poter promuovere o comunque mostrare al mondo tanti giochi che magari solitamente non vengono notati, di cui si parla poco. Di conseguenza, li scopriamo, saranno sempre una parte fondamentale di quello che faccio e che facciamo. Però ciò non toglie che le serie hanno in qualche modo rappresentato sempre una parte di ciò che facciamo qui, quelle un po' più serie, quelle un po' più divertenti, quelle un po' più caciarone. Fatto sta che appunto ultimamente, complici anche i problemi di YouTube, in questo senso ne abbiamo portate molto poche. Per cui c'è stata la necessità di valutare un modo per portarne di più. E io, visto che tante volte mi capita di leggere, ma Falco, lo scopriamo, ha ricevuto tanti sì. E non è stata fatta una serie, ma come mai? Ma perché? Ma allora, da oggi ci saranno regole chiare, nette e incontrovertibili. Allora, siccome non mi va di fare come poi fanno tutti, ovvero, ah ragazzi, se arriviamo a 100.000 visite dell'episodio ne faccio un altro, se arriviamo a 20.000 like ne faccio un altro, perché fondamentalmente è un modo per promuovere il traffico mascherato da mi serve una mano, io vorrei fare una cosa un po' più semplice. Allora, siccome a me di manipolare il traffico o comunque la condivisione dei miei contenuti non mi piace come cosa, la vorrei rendere un po' più semplice. Sapete bene che io lascio un sondaggio alla fine di tutti li scopriamo, lascio un sondaggio alla fine di tutti gli episodi in cui potrebbe poi esserci una serie. Ecco, noi stabiliremo il sondaggio come metro di valutazione per andare avanti oppure no. Quindi mi interessa che da oggi in poi voi facciate sentire la vostra voce attraverso il sondaggio, che non fa girare il video in alcun modo, ma serve a me, privatamente nelle statistiche dei vari video, per capire se una cosa vi piace veramente tanto, se c'è una partecipazione attiva dietro a quel contenuto oppure no. Quindi non è un discorso di views, non mi interessa quello, mi interessa constatare la vostra effettiva voglia di proseguire con un prodotto. Perché parliamoci chiaro, ragazzi, con gli scopriamo, io stesso mi farei prendere spesso dall'entusiasmo, io stesso faticherei in un canale che mi piace a dire no, non voglio vedere altro, perché bene o male anche a me piace tutto, tutti i giochi che porto, belli o brutti che siano, avrei una voglia perversa spesso di portarli avanti, ma non si può. Di conseguenza dobbiamo fare una scelta. Quindi, da oggi in poi, quindi chiudo tutto questo discorso complicato e articolato che sto facendo, vi rendo la cosa molto semplice. Alla fine di ogni scopriamo, io lascerò, come di consueto, il sondaggio. Se lo scopriamo riceverà almeno 250 sì, noi continueremo con un altro episodio, ok? Quindi la soglia per portare un episodio 2 di una qualsiasi cosa sono 250 sì al sondaggio. Non mi interessa il fatto delle condivisioni, dei like, delle visite, no, quello che ve va lo fate come è sempre stato. Quello che vi piace condividete, quello che non vi piace non condividete, se vi ricordate, cioè non è una priorità in questo momento. Quindi gli scopriamo avranno una barriera di 250 sì al loro relativo sondaggio. Al di sotto dei 250, se passa un altro, scopriamo. Così abbiamo semplificato proprio. Per il discorso delle serie, la cosa sarà ancora più interessante, perché allora, siccome ormai gira che te rigira, chi ti capita sotto almeno quelle 8, 9, 12, se non più ore, dura qualsiasi gioco. Di base, la longevità media di un prodotto moderno ormai si aggira tra le 8 e le 15 ore. Per quelli che sono i nostri ritmi, questo equivarrebbe a 20 episodi. Allora, in una programmazione fitta, 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 fitta come quella di questo canale,
con tantissime cose, tantissimi imprevisti, tantissime cose nuove che escono. Ah, arriva la beta di questo, arriva la beta di quell'altro. Io ho difficoltà a ritagliarmi 20 spazi per una serie che poi magari non viene seguita, ok? Quindi, da oggi in poi vi comunico che nel momento in cui ci troveremo all'episodio 2 di un qualsiasi gioco, e io vi dirò, ragazzi, facciamo il sondaggio per decidere se farci una serie o no, la serie si farà esclusivamente se quel sondaggio arriverà a 500 sì, ok? Quindi, superata la soglia dei 500 sì, si faranno altri episodi con la serie completa. Al di sotto dei 500 sì, non si farà niente. Al massimo potremmo fare un altro episodio, giusto se ci fosse necessità di chiarire alcuni punti, ma sempre stando sopra i famosi 250 sì del sondaggio dello Scopriamo. Per cui, riassumendo, la situazione sarà: lo Scopriamo avrà il sondaggio. Oltre i 250 sì, si faranno altri episodi. Se questi episodi saranno apprezzati, si farà un altro sondaggio. E se si arriverà a 500 sì, si farà una serie. Così almeno una base di 500 persone, che su 60.000 e passa mi sembrano un numero sufficiente, sono desiderose di vedere un contenuto concludersi. Io per quelle 500 persone lo faccio stravolentieri. Se stiamo al di sotto delle 500 presenze, non vale la pena. Vale la pena orientarsi su altro, fare qualcos'altro. Perché, ripeto, è un periodo in cui YouTube sembra voler in qualche modo scoraggiare le serie, ma al contrario, sembra voler promuovere i video così, en passant. Io faccio lo Scopriamo, poi ne faccio un altro, poi ne faccio un altro, poi ne faccio un altro. E cose che io non tratto, cioè format che io non tratto, sembrano essere particolarmente apprezzati in questo periodo. Per cui io, volendo mantenere la linea editoriale, chiamiamola così, che abbiamo sempre avuto, devo fare delle scelte. Per cui 250 sì per lo Scopriamo, 500 sì per la serie in successivi episodi. Spero che il concetto sia chiaro, ho cercato di renderlo quanto più semplice possibile. Con Elisa ci siamo scervellati per trovare una soluzione equilibrata che potesse essere chiaramente comprensibile e discretamente efficace. Spero che questa lo sia. Spero che possa essere di vostro gradimento come decisione. Viene da sé, ovviamente, che vi comunicherò regolarmente l'esito dei vari Scopriamo e dei vari episodi attraverso o Facebook o Instagram. Insomma, poi quello magari lo decideremo in un secondo momento. Detto questo, ragazzi, niente, io vi saluto. Se avete domande, chiaramente fatemelo sapere in un commento, ma penso, insomma, che sia tutto abbastanza chiaro. E noi ci vediamo alla prossima. Ah, dimenticavo, scusate, siccome uno dei giochi che abbiamo portato in passato, ovvero Mutant, è continuamente richiesto, io dicevo ormai giornalmente almeno 5-10 persone che mi scrivono per dirmi fa come lo porti avanti. Allora, io non sono andato avanti con Mutant, per cui sto pensando, e arriverà a breve, di fare un altro episodio in cui faremo debuttare questo famoso sondaggio dei 500 sì. Per cui ci sarà un prossimo episodio di Mutant, faremo il sondaggio, se arriverà a 500 sì il sondaggio, faremo una serie, in caso contrario, chiaramente no. Per cui vi risaluto, alla prossima. Ciao ragazzi.